video ha lo scopo di sensibilizzare l'amministrazione circa i problemi che ci sono qui nell'isola di Murano. Ricordiamo che questo parco, soprattutto d'estate, è frequentato da tantissima gente e non avere zone d'ombra efficaci porta a disagi notevoli. Sia giochi sia la manutenzione di tale parco non è adeguata. E anche qui possiamo vedere come la fontana è chiusa. Siamo al primo gruppo di giostrine, che è un'altalena in realtà, però vediamo anche qui come tutto il calpestio sia lasciato alla crescita dell'erba e non sia stato assolutamente manutentato. Ci doveva essere una fontana, ma è stata chiusa, addirittura è stata tolta. Un po' più avanti, adesso mi giro così, la vedete anche voi, c'è l'area cani. È presente un'altra fontana, anche quella chiusa. Sembrerebbe che a monte di queste fontane che non funzionano ci sia un danno, però sono anni che c'è questo danno e le fontane continuano ad essere fuori uso. Ed ora arriviamo verso la parte più vasta del parco e vediamo la mia qui sulla sinistra, le prime panchine. Queste le condizioni delle panchine, piene di muschio, di muffe. Questo gruppo di panchine ha il tavolo anche qui senza una parte di legno, per cui è un po' difficile utilizzarlo come tale. E la panchina, questa qui dietro di me, anche questa presenta un danneggiamento al centro. L'area cani qui ha la serratura rotta, manca una maniglia e manca da tantissimo tempo. Le persone qui si sono ingegnate con un gancio di fortuna e una catenella, però basterebbe poco per sistemare questo danno. Infine siamo riusciti a trovare una fontana aperta, magari poco poco, però intanto riusciamo a bere.